Nei prossimi 7 anni lo Stato mette a disposizione 7 miliardi per il risanamento dal rischio idrogeologico, più 2 miliardi di provenienza regionali. Ecco, quali sono le emergenze in Abruzzo? Allora, noi abbiamo individuato circa 150 interventi per 180 interventi per complessivi 136 milioni di euro, classificati come priorità alta e di urgente attuazione. Significa che vanno a intervenire su interventi prioritari, appunto su situazioni in cui gli interventi vengono definiti prioritari, ma su cui ci sono delle potenziali situazioni di emergenza di natura immanente. Unitamente a questi vi sono altrettanti interventi per complessivi 200 milioni di euro, parimenti definiti ad alta priorità, quindi complessivamente noi cercheremo in tutti i modi di ottenere finanziamenti per oltre 300 milioni di euro per poter davvero procedere a interventi non in natura pluriennale, non in termini pluriennali, ma immediati per l'intera priorità alta, quindi per Qual è la situazione del rischio idrogeologico in Abruzzo? Se dovesse disegnare una mappa del rischio idrogeologico, dove sono le zone più critiche? Ma diciamo che essendo una regione, l'Abruzzo connotata da un fortissimo dislivello, insomma, quindi con pochissime zone pianeggianti, ha delle indubbie necessità di natura endemica proprio sul piano del recupero, del consolidamento del dissesto idrogeologico, proprio per fattori fisici. Certamente poi questo fattore fisico e orografico è alimentato anche dall'accelerazione che sta avendo il cambiamento climatico nel mondo, nel pianeta, e quindi alcuni effetti, la precipitazione eccezionale, ma anche e soprattutto l'innalzamento della temperatura, che determina anche altre situazioni di natura emergenziale, che comunque amplificano anche gli effetti sul territorio e soprattutto sulla stabilità dei relativi versanti, e quindi su questo noi dobbiamo essere davvero pronti, quindi attraverso delle schede progettuali, delle progettazioni che siano effettivamente attuabili velocemente, quello che ci chiede il governo, e che quindi si riferiscono a interventi puntuali, non più su territori estesi, ma laddove effettivamente il dissesto c'è, sì. L'emergenza c'è. Il 1° dicembre dovrebbe venire in visita in Abruzzo il capo della Protezione Civile, Gabrielli. Cosa farete vedere? Allora, intanto cercheremo di anticipare il lavoro svolto, che ufficialmente consegneremo al governo il 4 di dicembre, nell'occasione in cui siamo stati convocati. Noi riteniamo di essere già pronti per quella data, per cui anticiperemo questo lavoro e soprattutto lo accompagneremo in giro per il territorio mostrandogli alcune delle più importanti emergenze sul piano del dissesto idrogeologico e quindi sull'esigenza di consolidamento di taluni centri abitati come quello di Mosciano Sant'Angelo o quelli della Valle Roveto, oppure quella della città di Chieti, o anche alcune emergenze oramai storiche presenti in provincia di Pescara, affinché possiamo davvero fargli toccare con mano, insomma, la problematicità del nostro territorio, che deriva non tanto e non solo da aspetti legati all'attività antropica dell'uomo, come l'abbandono dei campi, magari l'eccesso di cementificazione, che comunque non è fra i più che fino a qualche decennio or sono naturalmente l'attività umana provvedeva a svolgere e realizzare.